Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro amico Federic 95 Ita e benvenuti finalmente in un nuovissimo episodio di Pokémon News! Eh sì ragazzi, oggi torniamo con una delle serie più attese sul mio canale, lo so, non la carico spesso, ma questi video, come dice il nome, ovvero news, si caricano solo e soltanto quando c'è una notizia bomba. E a proposito, guardate un po', ne è uscita una giusto poche ore fa. Inaspettatamente ragazzi, è stato rivelato Mega Mewtwo X Oscuro, un boss segreto di Pokémon Tournament. Ma fermi, prima di partire volevo dirvi di guardare tutto il video perché a fine di esso ci saranno, come al solito, anche le domande del giorno. Ora lasciate un bel mi piace di supporto alla serie e niente, si può iniziare. A seguito di un recente aggiornamento ragazzi, nei cabinati giapponesi di Pokémon Tournament è possibile incontrare un misteriosissimo boss segreto. Incredibilmente ragazzi è assomigliante a Mega Mewtwo X. Il boss segreto in questione si presenta infatti come un Mega Mewtwo X in colore nero con delle protuberanze arancioni. Tali protuberanze sarebbero essere degli spuntoni di uno speciale cristallo che permette a Mewtwo di effettuare questa particolare mega evoluzione. Nel video che vi sto mostrando infatti è possibile vedere il cristallo conficcato nella spalla sinistra del Pokémon. Esso potrebbe quindi essere una mega pietra speciale. Accanto a questa ipotesi ragazzi di una forma speciale di Mega Mewtwo X, probabilmente questa appunto forma sarà presente solo in Pokémon Tournament. Ma vi è anche ipotizzato ragazzi che il boss segreto sia in realtà un Mega Mewtwo Z, o che esso sia appunto un Pokémon analogo a Lugia Ombra di Pokémon XD Tempesta Oscura. Inoltre ragazzi, come non potevano mancare altre teorie, secondo cui Mewtwo avrebbe subito una mutazione simile a quella del Greninja di Ash, il che potrebbe quindi significare una sua ipotetica comparsa nella serie animata Pokémon, chissà ragazzi. Io ho cercato su internet queste notizie e altro non si sa, so solo che questo Mewtwo spaccherà letteralmente i culi, perché è una cazzo di figata, cioè seriamente, già Lugia era fighissimo, ora anche Mewtwo, oh mio Dio. E voi ragazzi cosa ne pensate? Credete che Mewtwo X possa comparire anche nella versione di Wii U? O in altri titoli? Anche nella serie principale? E soprattutto, quali sono le vostre teorie sul Pokémon? Credete che possa veramente essere svelato un Mega Mewtwo Y oscuro? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti che sono curiosissimo. Non ci sono altre cose da dire. Per questo episodio di Federic è tutto, noi ci vediamo con il prossimo episodio news che spero sia caldo come questo. Da Federica è tutto e ciao raga!